Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Weekend delirante per Rai, il controverso intervento in diretta scatena il caos nel web, lo storico programma rischia la cancellazione. La pubblica emittente finisce con regolarità nel mirino del Codacons e degli spettatori paganti, dopo le accese polemiche su Sanremo 2023, e la minaccia di un'onerosa multa da parte dell'Agcom, un celebre format potrebbe chiudere i battenti. Si tratta del longevo Domenica Inn, capitanato dall'inossidabile Mara Vernier. Già attenzionata a causa di alcuni riferimenti indebiti alla piattaforma Prime Video durante gli scorsi mesi, la conduttrice veneta ha assistito con sgomento ad un siparietto di dubbio gusto. Durante la puntata del 20 marzo, giornata dedicata alla figura dei papà, Mara Vernier ha accolto in studio il critico d'arte Vittorio Sgarbi a fianco delle figlie Evelina e Alba. Interrogato dalla conduttrice in merito alla data di nascita della progenie, Vittorio Sgarbi ha fornito una risposta opinabile. Ha in seguito gettato benzina sul fuoco, il suo tentativo di dissimulare l'imbarazzo ha scatenato un autentico vespaio in rete. Rai trema, le affermazioni di Vittorio Sgarbi affossano il programma. Mara Vernier ha indagato in merito all'indole paterna del critico d'arte, chiedendogli conto delle date di nascita delle figlie. Vittorio Sgarbi ha replicato seccamente, non ne ho idea, quando è il loro compleanno mi chiamano e mi chiedono una borsa. Non so quando compiono gli anni e quando sono nate, non ho idea delle date. Ha poi confabulato con Evelina e Alba, decretando infine, l'ho saputo, lei, dicembre 99, e lei febbraio 2000. Alba, nata nel 1998, l'ha prontamente corretto, abbiamo un anno e due mesi di differenza. Nel tentativo di sdrammatizzare il momento di impasse, Vittorio Sgarbi ha fornito al pubblico un aneddoto non richiesto, c'era una mia assistente del 96, che è una bella ragazza, Paola Camarco che, per farmi capire come sono i tempi, mi diceva, quelle del 2000 sono tutte TRE. Si è quindi interrotto, sincerandosi presso la figlia Evelina, tu sei del 99, vero? La figlia l'ha stroncato, no, del 2000. Prevedibilmente, gli spettatori Rai hanno accolto con sdegno la bordata di Vittorio Sgarbi. Alla luce, peraltro, del precedente Parliamone, sabato, condotto da Paola Perego, il pubblico chiede l'immediata soppressione di Domenica Inn. Il precedente in Rai. Nel 2017, a causa di un colorito siparietto circa le donne dell'est e le loro appetibili qualità agli occhi dei maschi italici, Rai aveva epurato dal palinsesto il varietà Parliamone, sabato, estromettendo Paola Perego dal palinsesto della rete Ammiraglia. Attualmente, il web denuncia l'impiego di due pesi e due misure nei confronti di Domenica Inn. Nonostante le tardive, e goffe, scuse profferte da Vittorio Sgarbi, la pruriginosa clip risulta ormai virale, e rappresenta motivo di forte imbarazzo per i piani alti di Viale Mazzini. A breve un comunicato da parte dei vertici? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.